Torna un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. E allora partiamo con i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare. Dal 28 giugno stop all'obbligo di indossare mascherine all'aperto. Selvicoltura, semplificazione nel regime degli interventi, approvata a maggioranza proposta di legge al Parlamento. Stop all'obbligo di indossare la mascherina all'aperto a partire dal lunedì 28 giugno. L'ufficializzazione delle nuove disposizioni è arrivata con l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Sarà necessario averla sempre con sé e indossarla nel caso in cui non sia possibile rispettare il distanziamento e in caso di assembramenti. Il commento del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dei consiglieri. Devo dire che mi sembra una cosa ragionevole, ringrazio il Ministro Speranza. Il Ministro Speranza sarà a Firenze proprio lunedì, quindi avremo modo di discutere con lui. Sarà a Firenze e sarà a Prato, perché io voglio fargli inaugurare, ormai una parola diciamo eccessiva, perché hanno svolto una grande funzione, però io gli voglio far vedere quegli interventi che abbiamo fatto, i due padiglioni nuovi all'ospedale di Prato e la trasformazione del CREAF per le vaccinazioni e per quello che è l'attività Covid di cura intermedia, e che sono il frutto del lavoro che abbiamo fatto a ottobre-novembre, che ancora lui non aveva potuto vedere. Io ritengo sia stato molto ragionevole il fatto di arrivare a questa disposizione sulle mascherine, e ritengo anche sia molto importante che la Toscana in questi giorni riscontri sempre un chiaro abbattimento del numero dei contagi. Ormai questa settimana probabilmente arriveremo a meno 500 contagi in una settimana, e sembrano lontani i tempi quando nella seconda ondata arrivavamo in un giorno addirittura a 2700 contagi, quando in una settimana, ripeto, oggi superiamo di poco i 500 e siamo arrivati anche a 16.000 contagi in una settimana. E insomma, a quei tempi non ci dobbiamo più arrivare, quindi è importante continuare la campagna di vaccinazione. Ringrazio il generale Figliolo che ieri, dopo diciamo così le perplessità che avevo manifestato nei giorni scorsi, mi ha telefonato per dirmi che dal fondo di riserva che ha il governo a livello nazionale ci consegna nei prossimi giorni altri 15.000 Pfizer. Io lo dico fin dall'inizio della pandemia: gli italiani sono stati bravissimi ad adeguarsi a tutte le norme, a rispettare tutte le norme. Ve ne sono alcune che nessuno ha capito. Sono stati bravi anche a rispettare quelle che non avevano una ratio logica alla propria base. Io penso a quel periodo in cui, folle, in cui alle 18 la sera si cessava la somministrazione anche da asporto delle bevande, ma si continuavano a dare da asporto i cibi. Cioè, tu andavi alla pizzeria, potevi portare a casa il pezzo di pizza, ma non potevi prendere la lattina. La mascherina all'aperto in luoghi senza assembramenti ha un po' quella ratio lì. Io mi chiedo ancora oggi, che è obbligo, perché fino a lunedì è obbligatorio indossarla anche negli spazi aperti in assenza di assembramenti, quale sia la logica. Perché a una persona alla quale chiediamo giustamente sacrifici da oltre 18 mesi per contrastare questa pandemia, perché a questa persona dobbiamo chiedere di indossare un dispositivo che, specie con l'arrivo dell'estate, non è la cosa più piacevole del mondo, e di doverla indossare anche all'aria aperta dove non c'è nessuno? Queste sono le cose che gli italiani fanno senza capire, e che gettano poi discredito anche su quei sacrifici che invece giustamente vengono chiesti loro. Finalmente un momento che aspettavamo da tempo, perché oltre a essere, diciamo, anche una liberazione, perché dato anche il caldo afoso che in questi giorni è arrivato anche in Toscana, è sicuramente un segno tangibile di un ritorno alla normalità per tutti quanti, e quindi viene salutato sicuramente anche psicologicamente con molto sollievo. Dobbiamo però continuare a raccomandare di mantenere le precauzioni che abbiamo tenuto finora per far sì che questa rimozione delle mascherine possa restare tale. La disinfezione delle mani, tenere la distanza, evitare gli assembramenti, tutti quei comportamenti di buon senso che farà sì che quest'estate possa essere vissuta anche con maggior sollievo rispetto a quella dell'anno scorso e rispetto ai mesi che abbiamo precedentemente attraversato. Sicuramente è un tentativo di riportare la popolazione piano piano, gradualmente, alla normalità.
È importante però che questa normalità avvenga appunto per gradi, in quanto quando voi sentite dire per esempio il vaccino X è sicuro al 90% di immunizzazione, l'80%, il 60%, è rispetto a chi non è immunizzato a parità di presidi di difesa. Quindi noi dal prossimo lunedì avremo delle difese in meno, quindi dovremo mantenere sicuramente un discorso sulla distanza sociale, sull'utilizzo dei gel disinfettanti, ancora con maggiore attenzione, questo ve lo dico da medico, ma credo che sia anche di buon senso. Quindi sicuramente è un passo ulteriore per ritrovare quella sicurezza e quella serenità che tutti andiamo cercando, compatibilmente poi con quelle che saranno le cose economiche, perché inevitabilmente, superata la pandemia, superata l'emergenza, dovremo affrontare altre situazioni altrettanto gravi. Io spero che questo primo passo verso la normalità sia veramente una prima pietra verso una situazione di nuova serenità per tutti. Mi pare una svolta importante che ovviamente sta nel solco della forte riduzione dei contagi che c'è stata nel nostro paese, nella nostra regione, ma in tutto il paese, che ha un riflesso importante sui ricoveri, come vediamo ormai da settimane stanno riducendosi in maniera significativa, e quindi è un elemento importante nel ritorno a una normalità che ovviamente deve essere sempre presa con grande attenzione, perché l'anno scorso abbiamo imparato come fronte di un calo importante, poi ci può essere, se non monitorato con attenzione, un ritorno all'epidemia nella fase finale dell'estate. Quindi mi pare comunque che sia un messaggio importante anche per tutti i cittadini, per tutti gli operatori economici, che va nella direzione di riacquisire una normalità che dobbiamo lavorare perché non si perda neanche a partire dalle fine dell'estate prossima e di quest'estate, e su questo è importante raggiungere l'obiettivo della vaccinazione di tutti i toscani entro la fine di settembre, un obiettivo che, nonostante alcune difficoltà nella fornitura dei vaccini, comunque penso sia assolutamente raggiungibile. Lo avevamo chiesto da tempo anche nella discussione in aula, soprattutto nel rispetto dei ragazzi, dei giovani che vogliono riappropriarsi degli spazi liberi, del divertimento, del luogo nell'ambito del quale creare relazioni. Bisogna stare all'aperto, si può stare all'aperto, la scienza ci dimostra che in questo periodo è veramente difficile contrarre il virus, e quindi è opportuno che si torni anche a una relazione normale. Ancora ci saranno delle restrizioni al chiuso, ma è importante, questo è un primo segnale di normalità, una battaglia non soltanto politica, ovviamente è scientifica. Nel frattempo devono continuare le vaccinazioni e deve continuare la sperimentazione per il farmaco, perché solamente con questi due obiettivi torneremo poi a una vita normale, reale, quella che io mi auguro possa essere poi da settembre. Novità per quanto riguarda il settore della selvicoltura in Toscana. Con una proposta di legge al Parlamento approvata a maggioranza, il Consiglio regionale chiarisce il regime degli interventi, in particolare su boschi e foreste, e interviene sul codice dei beni culturali e del paesaggio per superare le difficoltà burocratiche legate all'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, anche solo per il taglio di un piccolo appezzamento. Questa è una piccola economia della Toscana, ma a mio avviso ha più a che vedere proprio con la manutenzione, una manutenzione storica che fa della nostra Toscana anche la bellezza dei nostri luoghi, delle nostre colline e delle nostre montagne, che è diventata un'esigenza oggi più che mai, perché mantenere il bosco vuol dire mantenere fossi, vuol dire evitare anche il dissesto idrogeologico, e con questa legge al Parlamento noi proviamo a chiedere che vengano trattati alla stessa stregua due boschi che poi alla fine sono gli stessi. Spesso per tagliare un bosco ci sono dei tempi, anzi quasi sempre ci sono dei tempi, c'è una finestra in cui bisogna intervenire, e alleggerire la burocrazia in questi particolari appezzamenti ex articolo 136 vuol dire consentire di arrivare nei tempi corretti per consentire il taglio di un bosco sempre nella legittimità e con tutte le autorizzazioni necessarie. Però fa parte dell'economia della Toscana, fa parte dell'economia della montagna,
fa parte della cura di un territorio, spesso in zone che vengono lasciate a se stesse e anche disabitate. Quindi vuol dire avere a cuore un'economia di quella toscana interna che può mantenere e fare anche agricoltura in un luogo che è sicuramente più lontano dalle periferie. E per questo ha bisogno, secondo me, di avere, non dico un'opportunità in più, ma le stesse opportunità di altri territori. Siccome sino ad ora... cioè non è successo che la Toscana, dire, è una regione che ha visto un disboscamento. La regione Toscana è una delle più boscate d'Italia, ha visto 380.000 ettari di bosco aumentare in maniera spontanea dalla guerra d'oggi, quindi, cioè, nel rispetto di quello che facevano i monaci camaldolesi o della Verna, di quello che facevano i contadini nella storia e nei secoli, che hanno portato ad avere il nostro terreno agricolo così importante, bello anche dal punto di vista paesaggistico, con coltivazioni varie, ma anche con la coltivazione culturale del bosco, noi pensiamo che su quella strada possiamo rispettare il bosco stesso, ma possiamo anche rispettare il lavoro duro, faticoso, di chi vive in montagna e magari di chi dal bosco trarre anche una piccola economia. Ricordo che il 9 di dicembre l'Aula del Consiglio regionale approvò due mozioni, una del gruppo della Lega, un'altra del gruppo del Partito Democratico, sostanzialmente con contenuto affine. Cosa si voleva? Si voleva che si riducesse i tempi e i contenuti della burocrazia che grava anche sulle aziende boschive. Occorre tenere presente che nelle aree di notevole interesse paesaggistico, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, occorre anche l'autorizzazione della Sovrintendenza dei Beni Culturali. Guardate, quello che veramente nuoce alla economia toscana è l'eccesso di burocrazia. Noi oggi chiediamo al Parlamento di agire per far sì che queste aziende non siano più penalizzate, non debbano sottostare a questa autorizzazione. Ci sono già le dovute autorizzazioni. Questo è un segnale che diamo al Parlamento. Mi permetto solo di dire, però, perché ritengo giusto prendermi le responsabilità come partito, ma direi come governo, come tutti, occorre muoversi. Perché noi questo segnale al Parlamento lo avevamo già dato il 9 di dicembre. Ora occorre muoversi e far sì che veramente vi siano delle novità, perché per il momento ci sono degli auspici e i toscani chiedono fatti. Pensiamo che l'autorizzazione paesaggistica per tagliare il bosco sia un eccesso di zelo di cui la nostra montagna non ha bisogno, perché è vero il contrario di quello che solitamente pensiamo, ovvero il bosco sta mangiando la montagna, mangia interi pascoli, mirtillaie, intere zone che prima erano appunto davano frutti di bosco, fragole, lamponi, more, mirtilli eccetera eccetera, che sono mangiati dal bosco anno dopo anno, perché il bosco sta arrivando sul crinale. E questo perché? Perché non ci sono più i pascoli, non ci sono più i pastori, non ci sono più le pecore, non ci sono più le mucche a pascolare. Evidentemente il bosco si impossessa di aree che prima erano appunto aree a pascolo. Questo è vero, tanto è vero che sta aumentando la superficie boschiva in Italia e in Toscana. Che cosa succede? Danni e pericoli da un punto di vista idrogeologico, danni e pericoli da un punto di vista di incendio. Ci sono in questo momento decine di migliaia, per non dire di più, di piante in terra che sono cadute quest'anno sotto la neve e nessuno pensa a raccattarle. Creano un rischio idrogeologico, creano un rischio incendio. Ecco, in tutto questo gli ultimi custodi della montagna, gli ultimi baluardi che cercano di custodire il bosco e la montagna sono i boscaioli. Alleggerire il carico di burocrazia che grava sulle spalle di queste società, di queste imprese, di questi uomini che fanno, a volte anche di queste donne, perché ci sono anche delle donne che fanno questo lavoro durissimo, penso che sia una battaglia di giustizia. Io ho visto soltanto prevalere un aspetto economicistico
soprattutto declinato in maniera molto disorganizzata e soprattutto che non va certamente a tutelare né la filiera del legno e né gli agricoltori, come loro vanno dicendo, parlo della maggioranza, ma che semplicemente andava in un'ottica di togliere delle regole, di non tutelare e che adesso vorrebbero estendere a tutto il territorio nazionale. Scriveremo una lettera per questo al governo e lo segnaleremo a tutti i nostri parlamentari che considerano i boschi e le foreste che sono tutelati dal MIBACT per il paesaggio e per il loro valore ambientale, e diremo loro che il Partito Democratico, ma il resto della maggioranza, vogliono togliere le ultime regole che ci permettono di tutelare questi che sono beni comuni prima ancora che beni economici. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista. Grazie per l'attenzione. Cronache e Commenti torna la prossima settimana.